Inizia domani alle 18 al Pala Gianni Asti la serie di quarti di finale playoff di A2 fra Reale Mutua Torino e Pallacanestro Trieste. Gara 2 in programma martedì, sempre in Piemonte. Venerdì 10 maggio la prima partita al Pala Rubini. L'obiettivo dei ragazzi di coach Christian, reduci da un quinto posto in stagione regolare con un record di 18 vinte e 14 perse nel girone rosso, è quello di vincere almeno una delle due gare in trasferta per tentare poi, con l'effetto del pubblico di casa, di giocarsi il passaggio del turno sul parquet di Valmaura. Molto dipenderà dall'approccio alla prima palla 2 per capire se si tratterà di un confronto spumeggiante o di sofferenza. I biancorossi si presentano finalmente al completo dopo la rinfrancante vittoria esterna di Rieti e due settimane di allenamenti intensi in cui il coach americano sostiene di aver aggiunto degli schemi utili in chiave post-season. Dalla parte opposta, l'esperienza dell'ex Franco Ciani in panchina, la qualità del triestino Schina in playmaking e giocatori di qualità come Kennedy, Thomas e il totem Cusino. I gialloblu hanno ottenuto la terza piazza nel girone verde dopo aver chiuso la stagione regolare con un bilancio di 20 vittorie e 12 sconfitte, sfruttando in modo particolare il fattore campo, 12 vinte e 4 sconfitte in casa. La fase d'orologio non si è chiusa nel migliore dei modi, con diverse battute d'arresto anche a causa degli infortuni. Stando alle note ufficiali, Pepe e De Vico sarebbero pronti al rientro. L'unico precedente in stagione è quello del 22 marzo nella fase orologio, in cui i biancorossi persero subendo 103 punti a Torino. Evidente che l'approccio difensivo domani dovrà essere diametralmente opposto. La partita sarà visibile su Tele4 lunedì alle 13:50.